sí que no se ve. Perfecto. ¿Cómo es el pano ahora? ¿Bien? Muy bien, y allí también se le ve de frente a él, así que podemos ir también. Sono un po' nervoso perché no, è la prima volta che sono davanti di una personalità di la sua... È nervoso perché mi gusta il caffè. Può essere che sia per il... A Cremona l'ha già bevuto. Può essere, può essere. Quando queráis. Sí, bueno, ¿alguna breve introducción, una breve presentación? Sí, estamos en Italia. Sí, bueno, estamos aquí en Italia, concretamente en Parma, con el autor de una de las últimas obras que hemos publicado, concretamente Democracia y Talasocracia, y tenemos el placer de estar aquí con, como digo, pues con nuestro autor, que ha tenido a bien pues de recibirnos aquí en su casa. Y concedernos pues una pequeña entrevista a la cual pues vamos a proceder en estos momentos pues a realizarla. Sí, bueno, es Claudio Muti, estamos hablando de Claudio Muti, una figura pues de una gran talla intelectual dentro pues de el mundo de la filología, de los estudios tradicionales, etcétera, y de otras materias, y bueno, tiene una serie de obras muy destacadas, quizás en España no lo conocemos tanto como debiéramos, pero aquí en Italia pues es un autor pues de una talla pues considerable y cuya obra y cuyas aportaciones pues han gozado pues de un mayor reconocimiento. Y bueno, sin más dilación, vamos a entrar un poco en materia. Buenas tardes, señor Muti. Benvenuti in Italia. Grazie. Grazie mille. Bueno, en la presente obra, Democracia y Talasocracia, que hemos tenido el placer de traducir al castellano, usted describe lo que son las bases de la geopolítica griega, junto a los precursores de la misma, y la pregunta sería, ¿cómo podríamos describir el escenario de la geopolítica de la Europa mediterránea de los últimos tiempos en relación a lo que ha sido pues, el desarrollo y el devenir de la Unión Europea, la crisis de los llamados refugiados y otros tantos acontecimientos recientes pues que de algún modo han convulsionado nuestro bueno este espacio de civilización que compartimos? Le iniziative mediterranee dell'Unione Europea nei confronti dei paesi del Nord Africa e del Vicino Oriente teoricamente destinate a sviluppare il legame naturale tra la massa europea e quella nordafricana e a ridurre il divario economico, sono gravemente compromesse e quindi e prive di credibilità a causa del fatto che l'intera area mediterranea è presidiata col pretesto dell'Alleanza Atlantica, della sicurezza internazionale, da forze extracontinentali che nulla hanno a che vedere con il destino e con lo sviluppo dei paesi dell'area mediterranea. Inoltre, queste iniziative europee sono sterili in quanto non sono collegate ad una coerente politica di collaborazione con la Russia che potrebbe consentire a Bruxelles di emanciparsi dal sistema geopolitico americano-centrico. Ora, la strategia statunitense, complice il servilismo dei governi europei, ha prodotto quel processo di destabilizzazione dell'area mediterranea che è stato demagogicamente denominato Primavera Araba. E in questo contesto delle Primavere Arabe, l'aggressione militare contro la Jamahiriya libica ha provocato come conseguenza, una conseguenza più evidente, più immediata, una tragica impennata degli sbarchi dei cosiddetti migranti in Europa attraverso il Mediterraneo, mentre sul versante orientale del Mediterraneo è stata la guerra
contro la Siria, condotta in mezzi che sappiamo, a favorire il processo migratorio dal Vicino Oriente, attraverso la cosiddetta rotta balcanica e non solo. A questi fattori di spinta migratoria poi si collegano strategie specificamente e coscientemente concepite al fine di creare o manipolare un movimento migratorio di massa. Abbiamo a che fare con quelle che l'autrice di questo libro, il quale consiglio la lettura, Green Hill, ex assistente del senatore John Kerry, già consulente del Pentagono, chiama migrazioni progettate, coatte, coercive engineered migrations, vale a dire movimenti di popolazione transfrontalieri che vengono deliberatamente creati o manipolati al fine di strappare concessioni politiche, militari o economiche a uno o a più stati che vengono presi di mira, creare destabilizzazione, una parola sola. Queste migrazioni progettate, coatte, traduco engineered con progettate, ma termine inglese richiama proprio un'azione compiuta ingegneristicamente a tavolino, no? Quindi queste migrazioni progettate, coatte, queste coercive engineered migrations, si configurano quindi come un'arma non convenzionale, titolo di fatti, Weapons of Mass Migration. Un'arma non convenzionale che, al pari di altre armi altrettanto non convenzionali, terrorismo, la manipolazione dei mezzi di comunicazione di massa, la pirateria informatica, le turbative dei mercati, eccetera, eccetera, viene usata per combattere quella che due celebri polemologi cinesi hanno chiamata la guerra senza limiti. Un'altra docente universitaria, sempre per citare fonti accademiche, cosiddette scientifiche, e non sospettabili, che un'altra docente universitaria statunitense, commentando la guerra nel Kosovo, aveva detto, e qui cito le parole testuali, è cambiata la natura stessa della guerra. Adesso i rifugiati sono la guerra. The nature of war itself has changed. Now the refugees are the war. Di questa speciale categoria di guerra hanno parlato personalità politiche di varia origine, di varia estrazione. Per esempio l'ambasciatore dell'India alle Nazioni Unite, cito anche qui le parole testuali. Se aggredire un paese straniero significa colpire la sua struttura sociale, danneggiarne l'economia, costringerlo a rinunciare a porzioni del suo territorio per accogliere profughi, refugees, dice, come sì, sì, sì. Qual è la differenza tra questo tipo di aggressione e il tipo più classico che si ha quando viene dichiarata una guerra? Il termine guerra ricorre anche nelle parole di questo diplomatico indiano. E così potrebbe continuare, perché parlando dell'immigrazione clandestina di massa che ha sconvolto l'Europa nel 2015, Presidente ceco, Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, ha inquadrato questo fenomeno anche lui nello schema delineato dalla ex assistente di Kerry. Dice, la cosiddetta crisi migratoria è un'invasione organizzata, il cui scopo è quello di abbattere le strutture sociali, culturali, economiche e politiche europee. È un'invasione ben organizzata, non è spontanea. Ci sarà un momento in cui l'esercito ceco dovrà agire per difendere il confine della Repubblica Ceca. Torniamo quindi sempre al tema della guerra, tema militare.
termino questa rassegna con le parole del più celebre di questi uomini politici europei nel rapporto con le cosiddette migrazioni, il ministro ungherese Viktor Orban, quale ha apertamente accusato il noto speculatore George Soros di sostenere finanziariamente il flusso dei cosiddetti profughi diretti verso l'Europa. Cito le parole del presidente Orban, dice: il nome di Soros rappresenta forse il caso più noto di coloro che sostengono tutto ciò che sovverte il tradizionale stile di vita europeo, mentre gli attivisti delle sue organizzazioni, fornendo assistenza legale e pratica agli immigrati clandestini, diventano inavvertitamente parte della rete internazionale di contrabbando di esseri umani. D'altra parte è proprio lo speculatore in questione, pardon, il filantropo bisognerebbe dire, perché questa è la qualifica con cui George Soros viene normalmente presentato dai mezzi di comunicazione. E quindi questo filantropo scrive, ha scritto l'anno scorso su The Wall Street Journal, ha scritto ammettendo il proprio ruolo di finanziatore dell'invasione. Cito anche qui le sue parole: ho deciso di stanziare 500 milioni di dollari per investimenti destinati in modo specifico ai bisogni di migranti, rifugiati e centri di accoglienza. Investirò in nuove imprese, società già esistenti, iniziative di impatto sociale fondate dai migranti e dai rifugiati stessi. Anche se il mio impegno principale consiste nell'aiutare migranti e rifugiati che arrivano in Europa, cercherò progetti di investimento che avvantaggino i migranti in tutto il mondo. E mi chiedeva, citava anche otros acontecimientos, no? Presidentes. Sì. Si tratta degli attacchi terroristici, immagino, nella sua domanda. In seguito agli attacchi terroristici che sono stati in vari luoghi d'Europa attribuiti al Daesh, il cosiddetto sedicente Stato Islamico, è stato nuovamente preso in rapporto, in considerazione il rapporto che intercorre tra flussi migratori e terrorismo. In realtà molti cosiddetti migranti hanno abbandonato la loro terra per sottrarsi alla ferocia del Daesh, dell'ISIS, o comunque alle condizioni catastrofiche che sono state create in Africa e nel vicino Oriente dall'invasione occidentale. Tuttavia, data la mancanza di efficaci controlli alle frontiere dell'Unione Europea, i flussi migratori in gran parte controllati da gruppi criminali, siano quelli di Soros o altri, hanno portato con sé anche elementi affiliati a organizzazioni terroristiche o da tali organizzazioni facilmente reclutabili. Un funzionario dei servizi segreti italiani aveva detto in un'intervista alla stampa, lo cito: da tempo sappiamo che il traffico di esseri umani sta attirando l'attenzione di milizie estremiste e formazioni terroristiche, incluso l'ISIS, sia come possibile metodo di veicolamento verso l'Europa di elementi ostili a loro affiliati, sia in quanto canale di finanziamento. In ogni caso, una massa di immigrati che è destinata inevitabilmente a condizioni di vita precarie, all'emarginazione, alla frustrazione, non può non costituire un bacino ideale, un potenziale bacino per l'azione di proselitismo dei gruppi terroristici. Bueno, en función de todo este discurso podemos decir que hay todo un programa de ingeniería social meticulosamente planificado desde unas élites para precipitar a Europa pues hacia el caos y la destrucción absoluta, ¿no? Sería un poco el resumen, quizás. Sí. Vale, de acuerdo. Vamos con la segunda pregunta,
que tiene un poco que ver con el tema del lenguaje, del uso del lenguaje. Y en ese sentido, pues podemos remitirnos a los tiempos posmodernos actuales, en los cuales el uso del lenguaje pues se ha convertido de alguna manera pues en una poderosa herramienta de manipulación. Mediante el dominio de esta, pues se trata de describir una realidad adecuada a una ideología liberal dominante, que es un poco la situación en la que estamos asentados un poco. Y la pregunta sería, ¿esto ha sido siempre así? Es decir, la importancia que ha tenido históricamente el lenguaje y su manipulación para un poco pues diseñar pues esta ingeniería social a la que nos venimos remitiendo, ¿es un hecho reciente, es un hecho que ya se venía produciendo históricamente, o estamos asistiendo pues eso a un fenómeno nuevo? ¿Y cuál ha sido el papel de alguna manera de la lengua en relación pues a la geopolítica pues a lo largo de la historia? Esta sería un poco la pregunta. Como lei español, citerò volentieri l'affermazione di un grammatico spagnolo vissuto fra il 400 e il 500, che era Elio Antonio de Nebrija. Sì. La lingua è compagnera dell'imperio. No? È un concetto questo che poi è stato anche ripetuto da militari e da geopolitici. Per esempio un maresciallo di Francia, Lyautey, ha detto anche lui che una lingua non è altro che un dialetto che dispone di un esercito e di una marina. Un geopolitico recente, Joris von Lohausen, ha espresso lo stesso concetto, perché dice, prescrive anzi, che la politica linguistica venga messa sullo stesso piano della politica militare, e afferma che i libri in lingua originale svolgono all'estero un ruolo, una funzione, che talvolta è più importante di quella dei cannoni. La diffusione di una lingua, secondo Follohausen, è più importante di ogni altra espansione, perché dice, mentre la spada può soltanto delimitare il territorio e l'economia lo può sfruttare, la lingua invece conserva e riempie il territorio conquistato. Ne ha parlato della storia, brevissimo cenno, per esempio al caso, casi che possono illustrare ciò che dice Follohausen, partire dal caso dell'impero romano, che fra i suoi fattori di potenza ebbe proprio la diffusione del latino. Quella che era una parlata contadina del Lazio, con lo sviluppo politico di Roma diventò, in concorrenza col greco, la seconda lingua del mondo antico, usata poi dai popoli dell'impero non perché costretti, ma perché indotti a ciò proprio dal prestigio di Roma. Infatti quello romano fu in sostanza proprio un impero bilingue in quanto il latino e il greco, lingue della politica, della legge e dell'esercito, il latino, lingua delle lettere, della filosofia e delle religioni, il greco, svolgevano una funzione sovranazionale, una funzione imperiale direi, alla quale gli idiomi locali dell'ecumene imperiale non potevano sicuramente adempiere. E tra l'altro una cosa interessante a questo proposito, sicuramente è quasi impossibile separare con una netta linea di confine il dominio del latino e del greco all'interno dell'impero romano. Sì, certo, Oriente, Occidente. Tuttavia possiamo affermare che la divisione dell'impero in due parti e la sua successiva scissione avvennero secondo una linea di demarcazione che coincide grosso modo col confine linguistico, quel confine linguistico che tagliava a metà sia i territori europei sia quelli nordafricani. Sarà un caso, ma in Libia, la Libia attuale, è
proprio lungo questa linea di confine che si è prodotta la frattura che ha separato di nuovo la Tripolitania, dalla quale si parlava latino, dalla Cirenaica, dalla quale si parlava greco. Evidentemente un confine che anche dopo che sono scomparsi il latino e il greco come lingue parlate nella zona e sono state sostituite entrambe dall'arabo, tuttavia questa divisione fra le due regioni è rimasta. E oggi abbiamo difatti il governo di Sarraj, la zona ex latina, e il governo di Haftar, dall'ex zona di lingua greca. Vabbè, in seguito poi certo, se vogliamo una rapidissima carrellata storica, la carta geografica dell'Europa ci presenta quella situazione che Dante nel De Vulgare Eloquentia descrive identificando tre diverse aree. Quella del mondo germanico, il quale vuol fare entrare anche gli slavi, gli ungheresi, quello di lingua greca e quello degli idiomi neolatini. E all'interno di quest'ultima area, di quella neolatina, distingue ulteriormente tre unità particolari: provenzale, lingua doc, il francese, lingua d'oil, e l'italiano, che quando non si diceva ok era la lingua del sì. Solo che, lo dico perché proprio in questi giorni, sulla base di una identità linguistica si vuole costruire una realtà politica. Lo sapete bene, no? Sì, sì. Dico solo che Dante è ben lungi dall'usare l'argomento della frammentazione linguistica per sostenere la frammentazione politica. Al contrario, lui è convinto che soltanto la restaurazione dell'unità imperiale potrebbe far sì che l'Italia, il bel paese là dove il sì suona, torni ad essere il giardino dell'imperio, quello che non si è mai sognato di inventare, di teorizzare uno Stato nazionale per il fatto che in Italia si dice sì, no? L'impero, semmai, aveva una lingua sovranazionale, il latino. Latino, perché come dice lo stesso Dante, lo latino è perpetuo, lo latino è perpetuo, mentre il volgare è non stabile e mutevole, più o meno. Anche se, per tornare con un accenno al Mediterraneo, alla corte di quello che secondo Dante fu l'ultimo grande imperatore degli Romani, cioè Federico II, la cancelleria imperiale aveva adottato il trilinguismo, oltre al latino e al greco, anche l'arabo, dato che Palermo era il baricentro dell'impero, si trovava al centro del Mediterraneo. Posso continuare su questo argomento e venire all'età contemporanea per vedere in che modo la lingua ha inciso sui destini politici odierni. Parlando dell'Italia, no, posso parlare di tutta quanta l'Europa, perché in tutta la prima metà del Novecento la lingua, chiamiamola straniera, più conosciuta nell'Europa continentale era francese. Per quanto riguarda l'Italia, fu soltanto nel 1918 che vennero istituite delle cattedre universitarie di inglese. Sarà un caso, nel 1917 erano entrati nelle faccende europee gli Stati Uniti d'America, probabilmente una coincidenza, non lo so. Ma fatto sta che alla conferenza di pace di Parigi, alla conferenza di pace dell'anno successivo, quindi, gli Stati Uniti imposero per la prima volta l'inglese accanto al francese come lingua diplomatica. Poi, a determinare il decisivo sorpasso del francese da parte dell'inglese fu ovviamente l'esito della Seconda Guerra Mondiale, che comportò la penetrazione della cosiddetta cultura angloamericana in tutta l'Europa occidentale.
dell'importanza rivestita dal fattore linguistico nelle fortune dei paesi di lingua anglosassone era consapevole niente proprio di meno che Sir Winston Churchill, del quale voglio citarvi una frase. 6 settembre 1943 Churchill dichiarò esplicitamente: il potere di dominare la lingua di un popolo offre guadagni di gran lunga superiori che non togliergli province e territori o schiacciarlo con lo sfruttamento. Vediamo un'altra area. Con la caduta dell'Unione Sovietica, nell'Europa centro-orientale, dopo il fatidico 89, l'inglese non solo ha scalzato il russo, ma ha anche soppiantato in larga misura le lingue di circolazione in quell'area, il tedesco, il francese e l'italiano. A Budapest la lingua più studiata nelle scuole medie superiori era l'italiano, negli anni 80. Addirittura si imparava una poesia in napoletano del celebre attore italiano Totò, a livello. Dopo l'89 la lingua più insegnata ovviamente è l'inglese. E d'altronde l'egemonia dell'inglese si è, nella comunicazione internazionale, ulteriormente consolidata nella fase più intensa della globalizzazione. È stato coniato, difatti, un concetto che linguistico e politico allo stesso tempo, quello di anglosfera. Teorici anglo-americani del mondo globalizzato hanno elaborato, basandosi sul peso geopolitico esercitato dalla lingua inglese, il concetto di anglosfera. C'è un libro, Why the English Speaking Nations Will Lead the Way in the 21st Century, The English Speaking Nation. Libro sottotitolo questo di un libro sulla anglosfera di James Bennett, che l'attuale sistema degli stati è condannato, secondo lui, a creare proprio sotto i colpi di quello che viene chiamato il ciberspazio anglofono. Ora, per concludere l'argomento, direi che è vero che spesso, ma non sempre, l'importanza di una lingua dipende dalla potenza politica, militare ed economica del paese che la parla. È vero che sono le sconfitte geopolitiche a comportare quelle linguistiche. È vero che l'inglese avanza a danno del francese perché gli Stati Uniti restano più potenti di quanto non siano i paesi europei, i quali accettano che sia consacrata come lingua internazionale una lingua che non appartiene a nessun paese dell'Europa continentale. Addirittura abbiamo visto anche nelle istituzioni burocratiche dell'Unione Europea, in teoria le lingue di comunicazione dovevano essere le lingue europee, in particolare il francese, il tedesco e l'italiano. Poi in realtà parlavano tutto inglese. Esiste comunque una verità complementare, cioè che la diffusione internazionale di una lingua, contribuendo ad aumentare il prestigio del paese che la parla come madrelingua, ne aumenta l'influenza culturale ed eventualmente quella politica. A maggior ragione, il predominio di una lingua nella comunicazione internazionale conferisce un potere egemone al più potente fra i paesi che la parlano come lingua madre, quindi gli Stati Uniti più che l'Inghilterra. Per quanto concerne difatti l'attuale diffusione dell'inglese, che è la lingua della rete, la lingua della diplomazia, la lingua della guerra, delle transazioni finanziarie, delle innovazioni tecnologiche, eccetera, non c'è dubbio che questo stato di cose regala proprio ai popoli di lingua inglese, soprattutto quello statunitense, un vantaggio incomparabile e a tutti gli altri un vantaggio corrispondente, perché coloro
la cui lingua materna è mondiale, ovviamente posseggono una evidente superiorità. Il finanziamento che viene accordato all'espansione di questa lingua ritorna poi centuplicato a coloro che la parlano come lingua madre. Y bueno, vamos a ir un poco a la tercera cuestión, que básicamente viene a decir, en las coyunturas actuales, ¿qué papel puede jugar la idea de integración del espacio euroasiático en la geopolítica mundial? ¿Y qué les espera a estas potencias emergentes que coinciden pues, con aquellas repúblicas soviéticas del centro de Asia? Y en el caso particular de Irán, que guarda también pues, una relación bastante íntima con estas repúblicas soviéticas, incluso a nivel cultural, económico, etc. ¿Qué perspectiva tiene pues, a medio o largo plazo, más o menos? Ma direi che innanzitutto bisogna precisare che cosa intendiamo per spazio eurasiatico, perché è un termine che può essere inteso secondo due accezioni. Secondo la prima accezione, che io ritengo la più coerente, spazio eurasiatico, così come il termine Eurasia, indica un continente, vale a dire, secondo la definizione condivisa dai geografi, un complesso di terre emerse circondato dalle acque oceaniche. Quindi lo spazio eurasiatico, secondo questa accezione, è lo spazio compreso fra il mare Artico, l'Atlantico, il Mediterraneo, l'Oceano Indiano e il Pacifico. Esiste una seconda accezione e a volte la presenza di queste due accezioni diverse produce anche una confusione e dei fraintendimenti. La seconda accezione è quella per cui lo spazio eurasiatico sarebbe invece un'area più ristretta, un'area che grosso modo corrisponde con lo spazio ex sovietico, quindi Russia, Siberia e Asia centrale. Ma anche se la sua domanda si riferisse a questo secondo significato, così mi è sembrato di intenderla, in ogni caso è possibile affermare che lo spazio eurasiatico, anche inteso semplicemente come spazio ex sovietico, nel senso che ho spiegato, dispone di risorse praticamente illimitate, di aree adatte al popolamento e allo sviluppo, per cui costituisce un'importantissima, una vitale posta in gioco nella contesa per i principali poli geopolitici. Tra qualche mese, la rivista che dire Juve, che si intitola appunto Eurasia, pubblicherà il numero 50. E vorremmo celebrare questo giro di boa pubblicando integralmente, insieme con il dibattito da cui fu seguita, la celebre conferenza di Sir Halford Mackinder, tenuta nel 1904 da questo padre della scienza geopolitica, che era professore di geografia presso l'Università di Oxford, oltre che direttore della London School of Economics and Political Science, tenuta davanti a un uditorio veramente elitario, perché era l'uditorio della Royal Geographical Society. Ora, in quella conferenza, in quella storica relazione, intitolata, fra l'altro, Il perno geografico della storia, titolo che abbiamo scelto anche per un numero di Eurasia pubblicato nel 2012. In quella conferenza, Sir Mackinder segnalava ai suoi ascoltatori l'importanza fondamentale di quest'area,
dell'area eurasiatica intesa nel senso ristretto. Nel senso ristretto. Mackinder insegnava in quell'occasione alla classe politica e militare britannica che la vasta area occupata prima dall'impero mongolo, poi dall'impero russo, quell'area di cui il Kazakistan costituisce, per intenderci, una parte essenziale, rappresenta il perno geografico della storia. Uso la parola perno per tradurre il termine usato da Mackinder, pivot, che non era altro che l'inglese, che il francese pivot, perno. No? Perno geografico della storia. E Mackinder conia appunto il termine pivot area, la regione perno, e dice che la regione perno della politica mondiale è quella vasta area dell'Eurasia inaccessibile alle navi, ma percorsa nell'antichità da nomadi a cavallo, che oggi, cioè allora, sta per essere ricoperta da una fitta rete di ferrovie. Oggi è veramente ricoperta da una fitta rete di ferrovie perché è percorsa dalla nuova via della seta e coincide appunto con il Kazakistan. Insomma, Mackinder aveva capito che la Gran Bretagna, se voleva conservare l'egemonia oceanica, doveva vigilare contro l'eventualità che la cosiddetta area perno, intendeva poi, anzi lui dice lo stato perno a un certo punto, the pivot state, intendeva l'impero russo. E quindi bisognava evitare che l'impero russo espandesse la propria potenza sulle terre periferiche del continente, coinvolgendo magari, pericolo questo che sarebbe stato mortale per la Gran Bretagna, coinvolgendo anche la Germania in un blocco eurasiatico, in quello che successivamente Haushofer chiamerà il Continental Block. Come si può scongiurare, com'è che la Gran Bretagna può scongiurare questa minaccia, si chiede Mackinder. La risposta geopolitica è stata data poi dalla potenza statunitense, che quello che all'epoca non era chiamato il grande gioco, the great game, è subentrata alla potenza britannica. E la risposta è questa, semplicemente. Occorre frazionare la zona perno, occorre frantumare la regione perno, puntando sull'effetto disgregante insito in quelle linee di faglia, e questa è l'espressione di Huntington, in quelle linee di faglia che corrono all'interno dei cosiddetti paesi divisi, cioè quei paesi in cui consistenti gruppi di popolazione appartengono a culture diverse. Tutto questo è teorizzato nel libro di Huntington, Clash of Civilizations. E lì Huntington ha indicato ai propri committenti quali sono i paesi divisi, e tra questi cita per esempio, oltre ai paesi baltici, nei quali oltre a estoni ci sono anche russi, oltre a lettoni sono russi, oltre a lituani sono russi, eccetera. Oltre ai paesi baltici cita il Kazakistan, paese abitato per metà da turchi kazaki, per un'altra elevata aliquota da russi e poi da una congerie di nazionalità, fra le quali non manca quella italiana. Erano italiani prigionieri che poi sono rimasti. Uno di questi, per esempio, è diventato sindaco di una città del Kazakistan. Un altro italiano è campione nazionale del Kazakistan dei pesi piuma o dei pesi welter, non ricordo. Quindi il Kazakistan è un altro di questi paesi divisi. Polo geografico, perno geografico della storia. E nello stesso periodo in cui Huntington preconizzava questo scontro delle civiltà, Zbigniew Brzeziński riprendeva in un altro libro fondamentale, The Grand Chessboard, la grande scacchiera, i concetti di Mackinder sulla regione perno dell'Eurasia, spostando però questa regione un po' più a sud,
fino a farle comprendere il vicino Oriente, soprattutto l'Iran, appunto. In entrambe queste teorie, sia quella di Mackinder, sia quella di Brzezinski, rientra come componente fondamentale dell'area perno, inevitabilmente, il Kazakistan, certo, è una superficie di 3 milioni di chilometri quadrati, quindi pari a quella dell'Europa occidentale, per cui il Kazakistan è in Asia il terzo paese per quanto riguarda, anzi in tutto quanto il continente eurasiatico, in tutta l'Eurasia, è il terzo continente, il terzo paese per quanto riguarda l'estensione della superficie, dopo la Russia e dopo la Cina. A buon diritto quindi il presidente kazako Nursultan Nazarbayev, che subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica lanciò l'idea dell'Unione Eurasiatica, nasce l'Unione Eurasiatica, ha rivendicato al Kazakistan la specifica funzione di tramite fra le culture del continente eurasiatico. Funzione di tramite perché all'interno del Kazakistan sono rappresentate diverse culture, quella islamica, quella ortodossa e altre. Ma abbiamo detto, secondo Brzezinski, l'area perno, la pivot area di Mackinderiana memoria, comprende anche l'Iran. Ma dal punto di vista statunitense, dal punto di vista della geopolitica statunitense, l'Iran è anche il segmento centrale di quella lunga fascia che il geopolitico Nicholas Spickman chiama Rimland. È uno dei tanti neologismi che vengono coniati dai geopolitici. Rimland è letteralmente il territorio del bordo, cioè del bordo del continente eurasiatico. È quel bordo esterno del continente eurasiatico che parte dalle coste atlantiche, Norvegia, per esempio, per intenderci, arriva alle coste mediterranee, sia le coste europee sia quelle nordafricane, interessante, e poi continua arrivando attraverso l'Asia meridionale fino in alto, fino alla Corea. Mentre Mackinder aveva stabilito la dottrina secondo cui chi controlla, altro neologismo, il heartland, letteralmente il territorio cuore, cioè il territorio centrale, chi controlla il heartland, vuole dire la Russia e anche l'Europa orientale, domina il mondo. Spickman ha formulato, dopo di lui, perché Spickman muore nel 1943, se ricordo bene, ha formulato la tesi complementare secondo cui la potenza che è in grado di controllare il Rimland non solo impedisce che il Heartland diventi il centro del potere mondiale, ma conquista essa stessa il potere mondiale. È la formula testuale di Spickman che dice: Who controls the Rimland rules Eurasia. Who rules Eurasia controls the destinies of the world. E con il crollo dell'Unione Sovietica, il controllo statunitense del Rimland eurasiatico, si è rafforzato. Tuttavia, la catena non è completa. Perché? Perché ci sono alcuni segmenti del Rimland che sono più difficili da controllare che non altri. Sono quei paesi che, proprio in quanto renitenti al controllo statunitense, vengono gratificati dell'epiteto di paesi canaglia. La Repubblica dell'Iran è uno di questi. In un'altra prospettiva ancora, l'Iran è un segmento centrale. La centralità dell'Iran viene riconfermata da diversi punti di vista, è un segmento centrale di quella fascia islamica che si estende in senso longitudinale dal Maghreb arabo fino all'Indonesia. Il suo ruolo geopolitico quindi coincide in parte col ruolo di quella fascia islamica che insieme all'Europa,
alla Russia, alla Cina e all'India, costituisce potenzialmente, non in atto, potenzialmente, uno dei grandi spazi in cui si articola l'Eurasia. Dico potenzialmente perché se fosse questa fascia unificata e potenzialmente integrata attraverso una serie di federazioni e di alleanze, questa fascia potrebbe costituire una barriera insormontabile nei confronti della penetrazione statunitense e potrebbe rappresentare il presidio meridionale dell'Eurasia. Ora, per quanto riguarda in particolare l'Iran, nonostante tutti i luoghi comuni circa la ancestrale ostilità fra persiani, arabi, eccetera, eccetera, nel mondo di lingua araba ci sono però delle aree, delle zone in cui l'Iran può esercitare una considerevole influenza. Non nel Nord Africa, però nel vicino Oriente sì, dove paesi come l'Iraq, il Libano, la Siria e alcune zone della penisola arabica sono abitate da forti comunità, da consistenti comunità sciite. Gli arabi sciiti di fatti tendono ovviamente ad essere solidali con gli iraniani, i quali a loro volta rivendicano la propria funzione di protettori delle comunità sciite del mondo arabo. In tal modo l'Iran dispone delle possibilità che gli consentirebbero di svolgere una funzione di guida in certe zone del mondo arabo ed esercitare la propria influenza dal Golfo Persico fino al Mediterraneo. Al di fuori del mondo arabo, per venire alla zona che citava lei, l'Iran può realisticamente ambire a svolgere un ruolo importante nel settore centroasiatico, ma direi specialmente nel Tagikistan, perché le altre ex repubbliche sono repubbliche di lingua turca, nei confronti delle quali la Turchia, già subito dopo il crollo dell'Unione Sovietica, attuò una politica di avvicinamento, istituendo linee telefoniche, voli quotidiani, eccetera, eccetera. Ecco perché dico che realisticamente all'Iran, nello spazio centroasiatico, resterebbe come paese con cui attuare una politica di alleanza, cosa che stanno già facendo, e altrove il Tagikistan, perché il Tagikistan è abitato da una popolazione persanofona, i tagiki sono persanofoni, non sono turchi. E oltre al Tagikistan anche l'Afghanistan, dove il secondo gruppo etnico dopo la popolazione Pashtun è quello tagico, e dove un quinto della popolazione è sciita. Infatti da sempre l'Iran ha mantenuto una propria influenza all'interno di certe zone dell'Afghanistan. Per quanto riguarda poi il Pakistan e l'India, non bisogna dimenticare che per 7 secoli il subcontinente indiano conobbe un dominio culturale persiano e che a partire dal XIII secolo, cioè quando venne fondato il sultanato di Delhi, prese l'avvio una cultura di lingua persiana che giunse al termine all'epoca dei Mogol. Salirono al potere nel 500, 1526, dai quali i colonizzatori inglesi poi ereditarono l'uso del persiano come lingua ufficiale dell'amministrazione, che usarono poi fino al 1835, quando il persiano venne sostituito con l'inglese. Quindi, forte di questa comune esperienza culturale, l'Iran ha mantenuto dei buoni rapporti con l'India. In particolare in India ha ravvivato le proprie relazioni con la comunità dei Parsi, cioè gli zoroastrani dell'India, che sono consapevoli e fieri della propria origine persiana. L'Iran quindi è una potenza continentale strettamente legata al cuore dell'Eurasia, al Heartland, se vogliamo usare il termine specifico introdotto da Mackinder, da vincoli geografici, storici e culturali. E direi che l'Iran, proprio in virtù di questa sua posizione geopolitica, può essere di valido aiuto alla Russia. L'abbiamo visto d'altronde nella pratica recente in Siria.
può essere di valido aiuto alla Russia a risolvere parecchie difficoltà della Russia stessa. Se l'Iran svolge la funzione di polo meridionale della Russia, dell'Eurasia, la Russia ottiene quell'obiettivo strategico che essa ha perseguito per secoli. Il problema secolare della Russia, l'accesso ai mari caldi. L'Iran, che ha 1500 km di litorale sull'Oceano Indiano, difatti può rappresentare una soluzione per questo problema fondamentale della Russia. Consentendo alla Russia l'accesso alle rive dell'Oceano Indiano, l'Iran infrange quello che i geopolitici statunitensi avevano chiamato l'anello dell'anaconda, era il progetto atlantista che si proponeva di stringere, soffocare il continente eurasiatico. Ci sono poi altri motivi che rendono vantaggiosa per il continente eurasiatico un'azione egemone dell'Iran nell'Asia centrale ex sovietica. In Asia centrale infatti rivaleggiano direi tre varianti geopolitiche legate all'Islam, più o meno. La prima è il panturchismo che fa capo ad Ankara, con tutte le contraddizioni che sappiamo, che è inutile stare qui a rievocare. Dopo il panturchismo, quello che l'imam Khomeini chiamava l'Islam americano, cioè in sostanza il settarismo wahhabita di matrice saudita. Terzo rimane appunto l'Islam ortodosso nella sua variante sciita, rappresentato dalla Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi progetto di integrazione eurasiatica in quella zona può contare solo sull'orientamento filo-iraniano, perché è l'unico in grado di sottrarre quella regione al controllo diretto o indiretto dell'Occidente, controllo che vi si esercita in particolare attraverso l'invasione economica saudita, che è potente in Asia centrale, e attraverso i movimenti settari egualmente appoggiati da Riyadh, per conto naturalmente degli Stati Uniti. Quindi l'asse Mosca-Teheran può risolvere le contraddizioni esistenti tra la Russia e i musulmani dell'Asia centrale, dell'Asia e del Caucaso. D'altronde lì vediamo come quelle contraddizioni che erano state gravi al tempo del tentativo di secessione cecena, attualmente invece trovino una armonizzazione nella guida della Repubblica Cecena, rappresentata da un uomo delle confraternite caucasiche, che è forse uno dei più fedeli alleati e collaboratori del presidente Putin. Bueno, quisiera añadir a esta magistral explicación que ha expuesto usted el tema de que Ali Reza Jalali, que es colaborador de su revista de Eurasia, también hemos tenido el placer de publicarle un libro donde precisamente sí Profundizaba también en estas teorías que usted ha expuesto y que, bueno, contribuye un poco pues a aclarar la situación también, además de su gran aportación. Contamos también con la de un colaborador suyo, que es Ali Reza Jalali, que tuvo a bien pues de... Sí. De publicar con nosotros una traducción de su libro sobre el presidente Ahmadinejad y un poco pues sobre estas teorías geopolíticas acerca de Irán que ha desarrollado usted en esta entrevista. Y bueno, ya para terminar, pues quería preguntarle por el caso de Turquía, que ya un poco ha esbozado también algunas de las líneas geopolíticas del papel que podría jugar en esa región de Oriente Medio y la región euroasiática, entendida en ese sentido restringido. Uh-huh. Que precedentemente le había expuesto. Y bueno, la pregunta pues viene a colación de la idea de, bueno, un poco esa integración en la Unión Europea que ha estado gravitando durante años y que finalmente pues tampoco ha quedado ahí un poco en entredicho, como que no se ha producido finalmente, o no se acaba de producir.
Entonces, podríamos plantear qué cosas podemos decir que nos unen y cuáles nos separan a nosotros como europeos respecto a los turcos, y si sería posible un entendimiento, no ya alcanzar una integración a nivel pues de la Unión Europea, sino ya un entendimiento pues entre europeos y turcos, más o menos, en qué ámbito o bajo qué parámetros podría moverse. Sí. Allora, quella regione che con termine greco-bizantino noi chiamiamo Anatolia, la terra in cui sorge il sole, no? Anatolia, nell'antichità fu considerata parte integrante dell'Europa. Erodoto, il padre della storia, infatti fissa il confine orientale dell'Europa sul fiume Fasi, che sta in Georgia. Successivamente, in età medievale, Dante, mi riferisco nuovamente al padre della nostra lingua, colloca lo stremo d'Europa, queste le sue parole, cioè l'estremità dell'Europa, vicino ai monti dell'Asia Minore, quelli dai quali, dopo la distruzione di Troia, l'aquila imperiale spiccò il volo verso l'Italia, con Enea. Per la geografia moderna, la penisola anatolica è la propaggine più occidentale dell'Asia. Tuttavia, alcuni geografi la considerano più che altro la quarta penisola del Mediterraneo, dopo la penisola iberica, penisola italiana e la penisola greca, quindi data la sua posizione analoga a quella delle penisole che ho enumerate. Sotto il profilo etnico, il popolo turco che si è venuto a stanziare nella penisola anatolica costituisce il risultato di una sintesi tropica, che nella storia ha coinvolto popoli di lingua indoeuropea, ittiti, frigi, lidi, lici, panfili armeni, Celti e così via. Poi, con l'arrivo dei turchi selgiuchidi e poi dei turchi ottomani, ebbe inizio una fusione dell'elemento autoctono con quello turanico, così che oggi in Turchia si ha, e cito qui un grande geografo italiano, Biasutti, si ha un tipo medio che va considerato più di fattezze europee che asiatiche, più europeo che asiatico. In altre parole, i turchi dell'Anatolia sono, cito qui un altro geografo italiano, Salvi, sono in maggioranza europidi purissimi, passati nel tempo all'uso di una lingua turca, a opera dei loro conquistatori centroasiatici. Vediamo l'aspetto linguistico. La lingua ufficiale della Turchia, turco ottomano, turco osmanlı, come tutte le lingue turco-tatare, appartiene al gruppo altaico, no? Così come il mongolo, il manciu-tunguso, città più lontano. Si tratta quindi di una lingua non indoeuropea, ma d'altra parte in Europa si parlano altre lingue non indoeuropee. Le lingue turco-tatare della Russia, le lingue caucasiche, il basco nella penisola iberica e poi le lingue ugrofinniche. Ungherese, l'estone e il finlandese, il careliano, il lappone, il morvino, se vogliamo continuare la lista. No? Quindi il turco non è l'unica lingua non indoeuropea che sia usata in Europa. Sotto il profilo religioso, la religione professata dalla quasi totalità del popolo turco, sappiamo che l'Islam, che è presente in Europa fin dall'VIII secolo dopo Cristo, quindi dal 711, no? Tempo di Tariq. Quindi la Turchia è musulmana, così come lo sono state la Spagna, la Francia meridionale, la Sicilia e come lo sono oggi alcune regioni della Russia, a partire dalla Cecenia di cui parlavamo poco fa, o alcune regioni dei Balcani, e come lo è oggi una parte dell'attuale popolazione europea. La dinastia
che resse l'impero ottomano fino alla sua caduta, dopo la prima guerra mondiale, fu in sostanza fu una dinastia europea, perché in essa il tasso di sangue turco diminuiva ad ogni generazione, dal momento che la Validè, cioè la madre del sultano, era greca, slava, circassa, veneziana, eccetera. Quindi in ogni caso si potrebbe dire che i sultani ottomani erano, da questo punto di vista, erano più europei che non i re ungheresi della dinastia degli Arpadi, che erano turanici sia per parte di padre che per parte di madre. Quanto alla classe dirigente ottomana, poi, classe dirigente di un impero, è chiaro che erano innumerevoli i visiri, i funzionari politici, gli ufficiali dell'esercito appartenenti ai popoli balcanici. E gli stessi, e i giannizzeri, che era l'elite militare dell'impero, non erano d'origine turca, neanche loro. Si ebbero, d'altra parte, dei riconoscimenti dell'impero ottomano quando si fu impiantato anche nei Balcani, riconoscimenti dell'impero ottomano come potenza che aveva ereditato quella bizantina, cioè quella dell'impero romano, riconoscimenti che provennero niente poco di meno che per esempio dal pontefice Pio II, si rivolgeva a Mehmed II chiamandolo imperatore dei greci, o da parte del Lorenzo de' Medici fece coniare una medaglia nella quale Mehmed II veniva chiamato Magna Grecia Imperator, o di questo genere. Ah, comunque, l'impero ottomano, subentrando all'impero romano d'Oriente, fu effettivamente erede di ciò che restava dell'impero romano. Il grande storico romeno Nicolai Iorga, là su quello scaffale ho parecchi dei suoi libri, diceva che l'impero ottomano è stata l'ultima ipostasi di Roma, e lo chiama la Roma musulmana dei turchi. Mentre un altro storico, che è il Toynbee, dice che l'impero ottomano fu un impero romano turco-musulmano. D'altronde la Turchia ottomana, fu una potenza europea. Non a caso veniva chiamato il grande malato d'Europa, non era il grande malato d'Asia, era il grande malato d'Europa. Ma gli stessi rappresentanti degli stati europei nel congresso di Parigi del 1856 la riconobbero ufficialmente come potenza europea. Oggi il congresso di Parigi è passato più di un secolo e mezzo, no? Oggi lo stato turco attuale, la Repubblica Turca, non è più l'impero ottomano, non è più neanche il grande malato d'Europa, anzi al contrario pare che goda di uno stato di salute migliore di quello di molti paesi europei. Tuttavia, essendo candidata fin dal 1999 all'ingresso nell'Unione Europea, sua adesione sembra che sia praticamente archiviata, non dico rimandata sine die, ma sostanzialmente archiviata. Beh, la lentezza d'altronde con cui procedono i negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea è stata determinante per spingere Ankara nella direzione teorizzata da Ahmet Davutoğlu, consigliere diplomatico di Erdogan, che diventò poi ministro degli esteri nel 2009. Davutoğlu, infatti, ha firmato nell'aprile 2013 un protocollo d'intesa che fa della Turchia membro dialogante dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E con questa scelta, sempre a detta di Davutoğlu, la Turchia farà parte di una famiglia composta di paesi che hanno vissuto insieme non per secoli ma per millenni, perché si ritrova insieme con i paesi dell'Asia centrale di nuovo. Ora, questa decisione turca di aggregarsi all'Organizzazione di Shanghai, che è il nucleo di un potenziale blocco di alleanza eurasiatica, gli americani già la chiamano la NATO
la NATO sovietica. Quindi, questa decisione potrebbe essere gravida di importanti e positivi sviluppi. Infatti la politica di avvicinamento della Turchia a Mosca, Pechino e Teheran, avvicinamento a Teheran fra l'altro ulteriormente stretto negli ultimi tempi per la questione curda, se fosse coerentemente perseguita si rivelerebbe incompatibile con quel velleitario e rovinoso neo-ottomanismo che era stato perseguito da Erdogan fino a poco tempo fa. Neo-ottomanismo che malamente poi nasconde un ruolo subimperialista, funzionale agli interessi egemonici statunitensi. Fosse stato un neo-ottomanismo per conto proprio, vabbè, ma era un ottomanismo che abbiamo visto coi tentativi fatti dalla Turchia in Siria, era funzionale agli interessi americani. Non solo, ma prima o poi, la Turchia potrebbe anche porre seriamente in discussione il proprio inserimento nell'Alleanza Atlantica e rescindere auspicabilmente i residui vincoli che la legano all'entità sionista, qualora intendesse proporsi in maniera credibile come punto di riferimento per i paesi musulmani del Mediterraneo e del Vicino Oriente. E non è neanche da escludere, qui introduco una nota di ottimismo, quindi è un'osservazione puramente soggettiva, non è da escludere che uno scenario di questo genere possa indurre l'Europa stessa ad una assunzione di responsabilità, incoraggiandola magari a riannodare quella alleanza con la Turchia che la Germania e l'Austria-Ungheria avevano stabilito all'inizio del secolo scorso e che li portarono a combattere insieme nella Prima Guerra Mondiale. Insomma, come abbiamo scritto sulla copertina di un numero di Eurasia, è quello vicino a lei, no, l'altro, questo? Ah, quello vero. L'altro. Sì. Il lupo grigio al bivio. Uh-huh. Lupo grigio al bivio. Il lupo grigio che guidò i turchi verso l'Anatolia si trova oggi ad un bivio, perché la Turchia deve scegliere finalmente, non dico fra l'Europa e l'Asia, perché la Turchia è Europa ed è Asia, paese eurasiatico, come la Russia. Deve scegliere invece fra l'Occidente e l'Eurasia. Questa è la vera scelta davanti alla quale si trova la Turchia. Bien. Bueno, ya poco más tenemos que añadir. No prolongar ya demasiado esta entrevista porque creo que tiene bastante enjundia, ha dado bastante de sí respecto a todos estos temas. Por último, queríamos, bueno, nos hemos interesado mucho, además lo hemos venido comentando durante el viaje, el tema de que qué opinión tendría el profesor Claudio Muti sobre el conflicto actual que está enfrentando a Estados Unidos y Corea del Norte y las perspectivas que de aquí al futuro puede haber en susodicho conflicto. ¿Hacia dónde podemos ir un poco en ese sentido? Ho accennato alla visione politica di Spigman, il controllo del Rimland. Il Rimland parte a occidente dalla Norvegia, termina a oriente con la Corea. Quindi se gli Stati Uniti intendono perseguire ancora il controllo del Rimland, devono eliminare quei paesi che spezzano la continuità del controllo americano sul Rimland. L'Iran è uno di questi, la Corea è uno di questi altri. Ecco perché si parlò a suo tempo dell'asse del male. Iran e Corea del Nord. Uno dice, ma cosa ha a che fare la Corea del Nord con l'Iran? Ha a che fare che si tratta di due segmenti del Rimland. Solo che, evidentemente, il presidente nordcoreano non intende fare la fine di Gheddafi o la fine di Saddam Hussein e quindi
deve necessariamente mettere in mostra le sue armi di difesa, per dire state attenti, non toccatemi, perché come minimo salta per aria la Corea del Sud, con tutto quello che ne consegue in termini di tecnologia. Oltre a questo, la Corea del Nord dista, mi pare, 180 km dal confine russo, da Vladivostok. È credibile che la Russia e la Cina possano tollerare di avere una guerra atomica ai loro confini? A mio parere, no. Ecco perché, se non mi sbaglio, anche qui vorrei essere ottimista, credo che nessuno toccherà la Corea del Nord. Muy bien, pues no tenemos nada más que añadir a esta extensa entrevista que nos ha presentado pues este magnífico libro que hemos publicado recientemente, el pasado mes de julio, del profesor Claudio Muti, y únicamente queremos agradecer pues la buena acogida que nos ha dispensado, el profesor Muti, y pues no sé, pues combinarle pues a nuevas colaboraciones en un futuro, es lo que sería el gran deseo por parte de nosotros, de Hyperbola Janus, de nuestro sello editorial, y sobre todo pues esperamos que disfrutéis, los que podáis ver pues esta entrevista, pues de los conocimientos del profesor Muti pues en distintos terrenos, en la geopolítica, la lingüística, etcétera. Y bueno, pues aparte de eso, pues nada más, despedir aquí al profesor Muti, muy agradecido. Yo sí, encantado. Alto tanto. Y ya está. Muchísimas gracias. A vos.